Sottosegretario, 163 anniversario della Polizia, è sempre una festa importante per la città e per tutti noi. Ma è una festa importante, ma anche un'occasione per dire ai cittadini le tante cose che sono state fatte, non solo in termini di operazioni, ma anche in termini di prevenzione, di vicinanza alla gente, di presidio del territorio. La Polizia di Stato è una parte del paese importante. Lo sanno bene i cittadini, lo sanno bene i cittadini umbri e quelli di Perugia. Sempre di più capita di incontrare delle persone che ti ringraziano e chiedi la ragione di tale gratitudine e ti rispondono per il lavoro straordinario della Polizia. È una giornata di festa, ma è anche una giornata per dire a questi uomini e a queste donne semplicemente grazie. Tanti sacrifici, tante feste non fatte, tante rinunce, tante volte la famiglia che viene trascurata per un lavoro che non consente di fare soste, però credo anche la soddisfazione di dire indosso la divisa dello Stato, indosso la divisa della Polizia. Sì, sono tanti anni ma non ce li sentiamo. Noi non pensiamo solo agli anni passati ma ci proiettiamo per il futuro, speriamo di essere sempre all'altezza. Come ho detto nel mio discorso, la situazione è cambiata, la guerra al crimine non è vinta, di una cosa sono certo, noi tutti quanti continuiamo a impegnarci affinché la qualità della vita di questa città migliori. Come è cambiata la Polizia questi anni? Ma la Polizia, come ho detto nel mio discorso, è fatta di ascolto, di condivisione, è una Polizia che dialoga, ho detto, nelle piazze, dialoga negli uffici, dialoga negli stadi, è una Polizia che cerca di andare incontro alle esigenze. Noi non dobbiamo aspettare i nostri uffici, gli input, ma dobbiamo andarci a confrontare fuori. È una Polizia che, come ho detto più volte, deve essere flessibile, non deve essere statica e deve essere modificabile in base alle situazioni. Ormai è un paio d'anni che è arrivati, anche più. Come cambia la situazione a Perugia? Io credo che i numeri dicono che è migliorata. È migliorata perché c'è stato un grandissimo lavoro di espulsione, di accompagnamenti e scie. C'è i motivi, quando sono arrivato confrontando i miei collaboratori abbiamo detto dobbiamo lavorare sull'espulsione, gli accompagnamenti, dobbiamo lavorare sui fogli di via obbligatori, dobbiamo allontanare la gente che non ha motivo di venire a Perugia. Abbiamo mandato, penso in due anni, circa 750 fogli di via obbligatori di gente che veniva forse per comprare droga, non lo so. Ecco, abbiamo accompagnato alla frontiera tanta gente, la situazione è un lavoro incredibile perché accompagnare un cittadino in Tunisia significa perdere gli uomini per 2-3 giorni e perdere 4-5 uomini. È un lavoro di spesa, di impegno gravoso, però come dicevano i miei collaboratori era imprescindibile per raggiungere questo risultato. Noi dobbiamo andare per priorità, questa è una priorità e su questa abbiamo investito.